di tutti. Vorrei vicino a me l'architetto Carlo Prinzhofer, ma mentre viene qui a sedersi accanto a me, mi riallaccio al ragionamento del federalismo e dell'associazionismo, perché stamane fra gli ospiti, tra i relatori, vi era anche Enrico Morbelli. Enrico Morbelli, per i pochi che non lo conosco, è il direttore della scuola di liberalismo della Fondazione Einaudi, scuola che ci ha visto, credo, non dico tutti, ma più o meno tutti in qualche modo partecipi. Io ve lo racconto sempre per ridere, ho avuto una situazione estremamente buffa. Molti allievi della scuola di liberalismo anni dopo ne sono diventati docenti. Io sono stato docente e discente nello stesso anno, che credo che sia un fatto atipico, mi dicono mai più accaduto, però vabbè, era soltanto una battuta. L'amico Morbelli ci porta i suoi saluti, stamane è venuto in ritardo e si è scusato con tutti di famiglia, ribadisce che vuole avviare un dialogo sempre più stretto col cantiere, non solo lui come scuola di liberalismo, ma chiaramente la Fondazione Einaudi che lui rappresenta, sia la Fondazione sia l'Associazione Amici della Fondazione Einaudi. Molti di voi lo sanno, io sono stato in Fondazione Einaudi per 13 anni della mia attività di cultura, di politica economica, quello pensatoio di pura e semplice economia, ho insegnato, insegna tutt'oggi alla scuola di liberalismo, perché comunque non è una passione. Allora vi porto il saluto di Enrico Morbelli, si scusa e sicuramente poi decideremo a livello di direttivo se vogliamo avviare un discorso più stretto con la Fondazione. Credo che sia un discorso interessante, la conosciamo tutti, sono dei cugini per mille cose, di idee, per formazione, e il confronto può essere sano. Perdonatemi per la digressione, ma mi riferivo ai fatti di stamattina, stiamo cercando di rincollare quelle piccole scollature, anche se la scaletta più o meno è stata rispettata, e cedo la parola all'amico Prinzhofer, che ci parlerà invece di una commissione che ha degli impegni altissimi, perché chiaramente lui ci parlerà di riforme istituzionali, per cui la legge elettorale affrontata con grande attenzione già nel corso dello scorso anno e di tutta una serie di altre cose, ma chiaramente chi meglio di me. Noi più che parlare di riforme istituzionali parleremo del perché non si fanno, e quindi l'approccio è completamente diverso. Noi siamo partiti da un'intuizione di Lorenzo che abbiamo chiamato l'incoerenza dell'algoritmo, e quindi siamo partiti da una riflessione, cioè se fosse vero che per risolvere i problemi si potessero usare degli schemi avremmo già risolti. In realtà essere dentro gli schemi significa non risolvere mai niente, perché uno schema sostituisce l'altro e nessuno sostituisce il problema. Quindi ci siamo chiesti, partendo da questa riflessione, ma come mai in un sistema politico che è basato sul consenso non c'è invece la possibilità di esprimere un dissenso che abbia la stessa valenza e la stessa intensità del consenso? E su questo ovviamente non ci sono risposte, ognuno di noi dà un contributo. Per esempio, studiando quello che è successo fino ad oggi, abbiamo visto che il dissenso era basato principalmente sul non voto, sulla scheda bianca. Continuando nella riflessione, abbiamo visto che questo dava un enorme vantaggio a chi invece esprimeva il consenso anche con un numero piuttosto basso di voti. E allora ci stiamo lavorando, nel senso che ci sarà o c'è la possibilità di studiare un sistema diverso, e questo è un primo passo verso quello che potrebbero essere delle riforme che ancora oggi non si vedono, perché se ognuno è convinto di avere, diciamo, la verità in tasca rispetto a uno schema che è tecnico, e quindi le soluzioni risolte soltanto con i meccanismi tecnicistici e non con quelli concettuali allargati, che è, diciamo, una degli elementi su cui noi abbiamo voluto fare il cantiere, cioè prima di tutto un pensatore, quindi quello che tu dicevi, la parola cultura, scusate, la parola cultura prima della parola politica, cioè pensare prima di fare, e prima di pensare chiedersi una serie di perché. Insomma, qualcuno mi dice, delle risposte. Ma le risposte, caro Fabio, proprio su questo forse dovremmo aprire, non oggi ovviamente, un dibattito. Le risposte ognuno di noi crede di averle. Il problema è che, come in filosofia, le risposte si costruiscono man mano che si costruisce il discorso, e il discorso non può essere precostituito. Il discorso si articola, ma si articola di volta in volta anche rispetto a delle intuizioni intorno alle percezioni
intorno ad esempio a una cosa che Pierpaolo poco fa ha fatto, la poesia. Ora, se noi abbiamo due strade, una che è quella della percezione, quella della poesia, e l'altra è quella dei tecnicismi, la domanda che io ti faccio, essendo tu un tecnico, come mai con la tecnica non si risolve mai un cavolo? Quindi forse, ecco, quindi forse bisogna tornare alle origini, è quello che noi stiamo cercando di fare, quindi cerco di allargare il discorso. L'abecedario della politica che cos'è? Se non il tentativo di dare attraverso una serie di perché, come fanno i bambini, ma questa parola che tu dici, che è così tecnica, in realtà che cosa vuol dire? E questo è quello che noi nella commissione ci siamo un po' divertiti anche a fare, quindi l'incoerenza dell'algoritmo. Quindi avere meno certezze possibili e più dubbi, attraverso una serie di dubbi e attraverso una serie di tentativi di chiarire questi dubbi, piano piano, con pazienza, quindi senza quella corsa alla soluzione immediata, probabilmente si costruisce il discorso. E se intorno al discorso ci mettiamo pure, una volta come dire, esplorata la percezione, che diventa possibile soluzione, allora a quel punto la tecnica ha una sua ragione di esistere. E quindi questo è quello che noi ci siamo divertiti a fare con molta umiltà. Di più, a questo punto, credo sia inutile dire, mi lascio semmai la parola a qualcuno.